esordisco dicendo che è l'aggiornamento più importante dopo il merge. Questo non lo dico io, lo dicono proprio i core developers Ethereum e non solo, sia per difficoltà che per complessità, ma soprattutto per parti coinvolte, perché va a toccare questa volta non solamente Ethereum come layer 1, ma, come cercheremo di capire meglio con Marco, principalmente tutto ciò che si struttura sopra Ethereum. Quindi Marco, di che stiamo parlando? Che cos'è Denkun? Allora, questo Denkun, sappiamo che Ethereum è, come dire, su una lunga strada di update e di hard fork, che comunque qua ha cominciato appunto con il merge, eravamo già, mi pare che fosse la seconda, il secondo step, ma ne rimangono ancora diversi altri da fare, perché, come dire, l'idea in mente fondamentalmente è sempre quella di riuscire a rompere quel famoso muro del trilemma della scalabilità sulle blockchain, e l'obiettivo, diciamo, finale che si dà a Buterin e Ethereum Foundation è quello di avere una blockchain con lo sharding inteso proprio in modalità, diciamo, tipo Avalanche, tipo Polkadot, ok, tipo altre che già ce l'hanno attivamente. Ethereum, non essendo partita direttamente con quella soluzione, deve fare tutta una serie di adattamenti e di miglioramenti per, fondamentalmente, per riuscire ad arrivarci. E quindi tutti questi hard fork sono stati programmati come una sorta di milestone che è necessario percorrere a livello tecnico, dove una, diciamo, prepara la strada per quelle successive, con l'idea di poi di arrivare a quel traguardo. Come al solito, però, qua le parole, come dire, sono usate un po' male, nel senso che Denkun è stato anche chiamato Dank Sharding, quello che proto Dank Sharding, perché il proto, perché non è il Dank Sharding, è un pezzo prima che servirà per poi andare a fare il Dank Sharding, il full Dank Sharding, esatto, dove qua però lo sharding, attenzione, non è quella roba lì, cioè non è lo sharding della blockchain, è una cosa che mi ci sono perso anch'io, perché continuavo, cioè mentre lo leggevo, mi documentavo, dicevo, dov'è sto sharding? Dov'è? E invece non c'entra niente lo sharding. Non c'è sharding. È un pezzetto diverso su alcune cose, devo dire, con della matematica veramente, delle key sotto, anche se molto complessa. Allora, diciamo che il concetto più o meno è questo qua. L'idea è che si vuole facilitare il lavoro a tutti quanti i layer 2. Layer 2, quindi, non so, Arbitrum, Polygon, eccetera, eccetera. Cosa fanno, di fatto? Loro non... invece di mandare le transazioni una per una sulla blockchain di layer 1, fanno dei bundle di queste transazioni, le mandano a uno smart contract, questo smart contract di fatto le esegue una per una, e quindi che cosa succede? Che tu con una botta sola, con una transazione, fai, non so, 100 o 1000 transazioni, e questo ti permette di risparmiare ovviamente gas, motivo per cui appunto i layer 2 sono tendenzialmente molto più veloci e molto più economici, perché cioè, la loro velocità sta nel raggruppare queste cose, e il loro costo è nel mandarle come se fossero una. In realtà non è esattamente come se fossero una, perché il pagamento sulle DM avviene in base alla quantità di spazio che usi, e ovviamente lo spazio che usi per migliaia di transazioni, quello è, e si paga. Quindi è una soluzione buona, ma l'obiettivo è quello di riuscire a fare in modo di far pagare meno i layer 2, creandogli una sorta di spazio a parte per le loro, per i loro dati, in maniera che la competizione, diciamo, dello spazio usato per le transazioni, che paghi con il gas, e quello usato per i dati del layer 2 non siano, diciamo, nello stesso spazio. Quindi gli crei due spazi diversi, quindi non si pestano. L'obiettivo è tutto quello di riuscire a dare quella che viene chiamata data availability. Cioè, quando io queste transazioni le ho prese a mazzetto e le ho buttate da qualche parte, devono rimanere scritte in qualche modo. E proprio la permanenza di questa informazione all'interno della blockchain è quella che mi costa. Tutto quello che metto in blockchain costa. Allora, qua la soluzione qual è stata? È quella di introdurre i cosiddetti blob. I blob sono binary object, vi dicendo, sono dei mazzettoni di informazione che vengono ad essere messa non sulla blockchain, ma in una zona a parte. Quindi quando qualcuno da un layer 2 crea un blob e lo mette on chain, in realtà lo mette in on chain in maniera molto particolare, perché lo storage è temporaneo, perché rimane diciamo visibile per, adesso ci vede tempo che potrebbe essere, sì, io avevo trovato anche addirittura casi in cui poteva arrivare a 3 mesi. Sì, dipende dal roll up, è giusto? Dipende dal roll up e tutte queste storie qua. Quindi c'è una specie di
zona, diciamo, d'aspetto temporanea in cui i blob vengono mantenuti per un tot tempo, dopodiché vengono scartati. E quindi l'idea qual è? Quella di dire: tu devi fare questi raggruppamenti di transazioni, li fai, li metti lì, dai una garanzia di data availability temporanea a chi vuole fare i controlli sulle transazioni che sono state fatte per vedere se sono state fatte in maniera corretta, se, deve, se può farti una challenge per dire devi scartare quella roba, quindi la finality non va bene. E quindi gli dai la garanzia che i dati siano disponibili, disponibilità che viene data quindi per un periodo di tempo limitato, ma dov'è il trucco? È utilizzare i nodi del consenso per garantire che i dati ci sono e che qualsiasi nodo deve avere la garanzia che tutti gli altri nodi devono avere la possibilità di usare quell'informazione. Quindi non è la necessità del nodo singolo di accederci, ma è la necessità che il nodo deve avere che gli altri, deve essere sicuro che gli altri possano accedere a quelle informazioni per verificarli e per fargli tana se hanno, diciamo, tavanato qualche transazione che non c'era. Un blob non è una, diciamo, è una dimensione più o meno stretta, stiamo parlando più o meno di 125k, quindi poca roba. C'è una limitazione nella quantità in cui possono essere inseriti, perché mi pare che arrivino massimo a 3, da 3 a 6 al blocco. Quindi la quantità di blob che si possono essere è limitata, il tempo che stanno è limitato, la quantità di dati che io posso mettere nei blob quindi ha una capacità massima e sono più o meno intorno a 50 giga. Quindi diciamo che il full node di Ethereum dovranno allocarsi questi 50 giga in più, che non è poco ma non è neanche una cosa folle, per tenere questi dati temporanei per il rollout. Il controllo come avviene? Real time? Allora, bravo, il controllo è un casino, perché praticamente, e qua si va sulla parte dello sharding, l'idea è che i nodi non dovranno tenersi tutto quanto il blob, ma è il blob a essere spezzettato, a dire a questa forma di sharding, per cui tipo BitTorrent, pezzettini diversi di questi blob sono allocati su nodi diversi, e c'è tutto un lavoro matematico indietro molto interessante per verificare come sia possibile avere e dare le garanzie che ci sono tutti gli shard del singolo blob, sono completi, eccetera, eccetera, ma addirittura che te li puoi ricostruire se ti sei perso qualcosa. C'è un pezzo che è quello che mi ha mandato veramente agli acidi, dove praticamente i dati del blob non sono dati, ma è un polinomio. E quindi tu sparmi questo polinomio tra i vari nodi, e se un nodo perde qualche cosa, tu per interpolazione del polinomio lo puoi andare a ricostruire, che è una roba fenomenale. Però diciamo, il succo del concetto è questo, cioè noi abbiamo una zona di memoria in più dei nodi, che sarà questi 50 giga, che ospiteranno i blob. I blob terranno le transazioni dei layer 2. I layer 2 quindi li metteranno lì, non andranno più a pagare le fee per metterle in layer 1, diciamo transazioni normali, e quindi dovrebbero risparmiare, perché è uno storage temporaneo. Dovrebbero risparmiare, perché? Perché così, con le nuove fee, ci sarà un ulteriore cambiamento nel modo di calcolare le fee. Quando tu fai una transazione che trasporta il blob, paghi per le fee delle transazioni, ma paghi anche per il blob. E il mercato delle fee dei blob è a parte. Quindi c'è un mercato delle fee dei blob che entrerà in gioco, che ecco, sarà uno di quegli elementi che determinerà anche il fatto che ci sia effettivamente un risparmio per chi usa i layer 2 o meno. Potrebbe anche non esserci, ce lo aspettiamo, ma potrebbe anche non esserci. E diciamo, lo scopo è quello di dire: riusciamo a fare delle operazioni sui layer 2, dando con i roll-up, che siano ZK o che siano Optimistic, delle garanzie sufficienti a tutti quanti per fare i controlli del caso. Come dire, adesso qua magari faccio incazzare qualcuno, però è un po' come avere gli hash time lock di Lightning Network, dove tu hai comunque una soglia di tempo in cui puoi andare a reclamare o qua è la stessa cosa, i dati sono però messi all'interno di un blob, questo blob ha questa vita temporanea e tu in quella fetta di tempo puoi andare a controllare che il tuo ci sia e che non ci siano stati, diciamo, magheggi in mezzo. Sì, ricorderei, Marco, giusto perché magari qualcuno si è perso, perché io ho nominato anche il merge, perché magari qualcuno se l'è perso quel passaggio che ovviamente abbiamo cercato di far capire quando arrivava e tutto, però faccio un refresh da quel punto di vista. Da quando è arrivato il merge, praticamente il consenso di Ethereum si è splittato, si è diviso, no? Quindi noi abbiamo adesso due layer. Abbiamo quello che, giustamente tu hai detto, consensus layer, quindi quella parte di nodi che va a fare tutto questo lavoro. Poi c'è l'EVM, è l'execution layer, che adesso è praticamente separato. Mentre prima era tutto insieme su Ethereum, adesso è come se li possiamo vedere due cose separate. E qui il grande vantaggio che arriva da oggi è che l'Ethereum Virtual Machine, la parte che segue i contratti, che fa l'operatività, non si deve preoccupare di quello che succede nei blob.
praticamente vede delle transazioni nuove, perché arrivano delle transazioni nuove, c'è un formato nuovo che sono queste transaction data, che hanno dentro anche i blob. Poi il blob può essere richiamato e controllato, ma quello è un lavoro che fa comunque il consensus layer, i nodi, se ne occupano loro. Quindi la parte, diciamo, operativa non va a pesare sull'execution, sull'esecuzione. Questo permette, in parole povere, di risparmiare a noi, che noi praticamente quando paghiamo, paghiamo quella parte lì, noi paghiamo le VM, paghiamo la parte di esecuzione. Quindi in parte ci andiamo a risparmiare, soprattutto la scrittura di dati, perché ricordiamoci sempre che le blockchain non sono pensate, né Bitcoin né nessun'altra, per scrivere tanti dati. Sono altamente inefficienti da questo punto di vista. Anzi. Non farmi partire il pallino degli ordinals. Degli ordinals, cioè, lo so, perché ce l'ho pure io, quindi... Mi trigger, guarda. Lo so. Però appunto, più si risparmia nella scrittura e più risparmiamo noi che usiamo quella rete. Questo è il punto. Quindi hanno praticamente trovato un modo per scrivere meno dati, però da qualche parte bisogna scriverli e avere la possibilità di controllarli per almeno un periodo di tempo, perché altrimenti come facciamo a essere sicuri che un'operazione sia lecita, che sia, diciamo, stata operata in modo giusto? Ecco, l'unico modo è avere quella disponibilità, anche se momentanea, quindi diciamo che garantiscono un tot di giorni, poi ogni roll-up può decidere anche di tenerla più tempo, cioè per dire Optimism o Arbitrum potrebbero scegliere di tenere, non so, quei dati per un mese, scelta strutturale, e dei nodi che poi vanno a fare quel lavoro, però diciamo tendenzialmente il controllo da parte delle VM durerà poco più di 2 settimane. Poi dopo, se non c'è stata nessuna richiesta di controllo, quei dati, quelle operazioni sono date per buone. E viene scritto il settlement definitivo su quella che è la blockchain, ma non abbiamo più i dati da poter controllare, quantomeno a livello EVM. Quindi si scrive molto meno e questo comporta, quindi di base dovrebbe comportare un grandissimo risparmio, soprattutto in layer 2, ma tendenzialmente dovrebbe arrivare anche meno sul layer 1. Quindi tante volte si chiede questa cosa, no? Ma quanto impatterà il layer 1? Ecco, queste sono le domande più difficili, perché secondo me oggi è anche difficile capire quanto impatterà davvero sul layer 2, ma ci vorrei arrivare a ragionarci. Sì, allora, corretto, giustissimo. Il tema è che adesso ancora non possiamo vederlo, nel senso che i layer 2 dovranno adattarsi ad utilizzare, diciamo, questo nuovo sistema, e secondo me lo faranno relativamente in fretta, perché si tratta di risparmiare soldi, quindi, come dire, hanno tutto l'incentivo per farlo il più velocemente possibile. L'altro passaggio è questo qua. Le VM e i blob sono completamente scollegati, nel senso che le VM non può controllare i blob, non può andare a guardare dentro, ma proprio per scollegarli, per lasciare un footprint minore, quando c'è quella transazione che dicevi tu, quella che scarica il blob sul layer 1, c'è praticamente un commitment sul contenuto del blob, cioè c'è un hash del blob, e quindi tu fai tutti quanti i lavori riferendoti all'hash del blob. È un po' come, diciamo, il famoso discorso del Merkle tree tirato un po' per la prova, è una prova senza è una prova. Esattamente, è una prova, quindi diciamo che quello lì è sufficiente. Quindi immaginiamo che uno può avere un blob appunto da 100k o anche di più, perché mi pare che appunto fino a 6 blob per un blocco possiamo avere, quindi più o meno, insomma, arriviamo all'intorno di un mega, grosso modo, certo. E che quello lì tu ce l'hai di fatto riassunto in stringhette da 32 bit. Quindi il risparmio di quello che effettivamente rimane per sempre in blockchain è notevole, e quindi anche lì i costi dovrebbero essere minori. Vuol dire avere più spazio sul layer 1, perché i roll-up non devono più scaricare così tanti dati sul layer 1, ma li mettono sulla parte del blob, e quindi anche lì la competizione per lo spazio sul layer 1 ha un attore pesante in meno, e quindi un vantaggio potrebbe esserci anche direttamente sul layer 1, ma soprattutto sul layer 2, perché a quel punto lì io ho visto delle tabelle, addirittura facevano vedere che c'era proprio un risparmio che potrebbe essere del 90% anche del costo. Quindi immaginiamoci, già adesso Polygon transazione riesce, l'ultima volta che ho visto si potevano fare con transazioni con 2 centesimi, fare le transazioni con 2 millesimi diventa veramente ovviamente dipende sempre dal momento. Su questo ti interrompo giusto un secondo, perché ho fatto dei brevi test, visto che ero in FOMO, volevo provare qualcosa, e così a riscontro a caldo, onestamente, su Optimism, che era la prima che mi aspettavo potesse andare a vedere un risultato, in realtà non ho visto differenze ancora, ma stiamo parlando di poche ore, quindi cerchiamo anche di capire il perché. Mentre invece cose tipo Starknet
ha avuto già un... che poi tra l'altro è zero knowledge in quel caso, ha avuto un impatto già enorme, cioè da $6 che poteva costare in questo periodo una transazione complessa, ovviamente su smart contract tipo swap di token o roba del genere, su un DEX, è arrivata a 60 centesimi e anche meno, quindi comunque hai già visto tempo zero un 10, una scala in meno, quindi è già importante. Poi ho visto che roba tipo Base, che è layer 2 OP stack di Coinbase, praticamente addirittura prevede un, come dicevi tu, dalle 60 alle 90 volte in meno, cioè quindi una diminuzione di quasi appunto 80 volte in media sulle transazioni. Questo sarebbe davvero un impatto incredibile, perché parliamo già di comunque di reti che costavano dai 20 centesimi, se tu le vai a pagare così poco potresti arrivare addirittura a pagare meno di un centesimo a transazione. Invece lato burning su Ethereum, questo che comporta l'aggiornamento? Se ha, lo impatta in qualche modo? No, dovrebbe, allora, diciamo che le regole relative alle transazioni, quelle precedenti, quindi le IP 1559, quello che introduce il burning, rimangono esattamente le stesse. Quindi il discorso lì non cambia. L'unica cosa che avviene è che appunto tu... servono delle transazioni particolari per, diciamo, scaricare il blob su layer 1. Quindi quelle lì avranno, diciamo, un costo sempre in gas, però composto da due addendi, cioè del tipo tu loro dovranno pagare il gas relativo alla transazione normale più il gas separato a parte, quindi con un gas price diverso, che dipende dal blob che vai a scaricare. Quindi su quello in realtà non dovrebbe cambiare. Credo che la parte di burning sarà calcolata su entrambi, e che però saranno due mercati appunto completamente separati. Quindi uno sarà il mercato delle gas fee, del gas price normale, quindi proprio IP 1559, a cui si somma semplicemente il costo delle altre fee. Eh sì, perché è una transazione nuova che comunque va in cioè poi le fee vengono pagate allo stesso modo in fin dei conti sulle sì. Uno, quindi impatta uguale a prima. Se poi la domanda è che tipo di impatto avrà a livello di burning, se può diminuire... In realtà, secondo me, Layer 1 in questo periodo, già lo dissi, non avrà un grande vantaggio da questo upgrade, non lo vedremo subito, perché comunque che cosa succede? Che ad oggi tutti hanno comunque utilizzato la rete per scrivere dati su Ethereum, no? E prima che il mercato faccia il suo effetto, cioè che cosa intendo dire? Che una volta che i Layer 2 costano talmente tanto poco che conviene a tutti fare applicazioni decentralizzate che sfruttano il più possibile quel costo ridotto, passa del tempo. Cioè non è che ad oggi, a giorno zero, chi ha fatto uno smart contract o una serie di smart contract si ritrova subito il vantaggio. Devi strutturare comunque le tue applicazioni decentralizzate in modo tale da sfruttare il più possibile, o comunque fare un deploy magari nativo su layer 2 per poter vedere questo effetto di traffico che diminuisce su layer 1 e si sposta pian piano su dove costa meno. E comunque se la domanda aumenta e quindi i rollup poi diventano tantissimi e vanno tutti a richiedere spazio in Ethereum, su Ethereum alla fine layer 1 non la vede la differenza, cioè è una questione anche banale, no? Se viene usata 10 volte di più ma costa 10 volte di meno, tu l'effetto poi alla fine non lo vedi. Sì, no, ma il trucco secondo me almeno è un po'... Qua mi ricorda un po' i vecchi tempi intorno al 2017, quando c'erano tutti questi token che uscivano, non si capiva che cosa cavolo servissero, no? E anche qui più o meno secondo me sarà la stessa cosa, cioè di blockchain basate su EVM ce ne sono qualche centinaio, una cosa del genere, andando a vedere su Chainlink, ci sono diversissime, Celo, Quadrans, Ethereum Classic, ce n'è una marea. Rimarranno quelle che hanno un senso di esistere, cioè quelle che tecnicamente, mi dice questo qua, ha un senso perché è uno strumento diverso. E poi, oltre ad essere uno strumento diverso, ha dei costi che mi permettono comunque di ragionarci. Anche lì, è vero, abbiamo... Con questi AP stiamo aprendo la porta al fatto di avere diversi layer 2 più efficienti, quindi ci sarà una botta di layer 2, come giustamente dicevi tu, Tiziano, nel senso che aumenteranno, però poi a un certo punto uno dice, vabbè, ma cosa, cioè, perché dovrebbero rimanere tutti questi qui? A un certo punto cascheranno anche, nel senso che dei progetti con meno senso... Ma sì, ma è sempre il mercato, no? Io penso che se c'è sostenibilità rimangono, se non c'ha senso, perché comunque c'è sempre un costo infrastrutturale per tenerli in piedi, cioè i nodi, qualcuno, alla fine andiamo sempre a cadere su qualcuno che ha una sorta di server che deve pagare, in qualche modo, quindi sì. se non viene utilizzato è un costo. Guarda, non so adesso, mi è fatto venire in mente una cosa, una volta si diceva che era difficilissimo tenere in piedi un server Ethereum e non era poi così vero. Lo sta diventando adesso.
cioè nel senso che i requisiti per fare un nodo Ethereum full, non archive, con l'introduzione di tutti quanti questi features si sta complicando parecchio, e sì, quando ho provato a vedere come se era possibile fare un nodo su Polygon, ad esempio, è un dannato macello. Allora, una cosa che vedo che è un po' la tendenza, anche con gli account abstraction, tutte le nuove modifiche che stanno venendo fuori su Ethereum, sono tanta roba, però la complessità quella è, nel senso, non lo puoi nascondere sotto il tappeto o delegare in qualche altra maniera, no? Quindi quei nodi che devono fare quelle cose, che devono essere corazzati in una certa maniera, alla Solana, per dire, c'è bisogno di veramente di delle portaerei per fare un nodo. Non lo so, io le vedo un po' come un punto di fragilità in tutto questo. Cioè, io preferisco, diciamo, quelle realtà che nel loro piccolo sono, cioè, la semplicità del gestirti il proprio nodo alla Bitcoin, il fatto che ognuno può farsi il proprio nodo lì, che aumenta il discorso della decentralizzazione, certo, aumenta tutto questo. Quindi quello mi rimane sempre un po' come un faro. Quindi sì, queste possibilità. Credo che sia in mente in quel piano che Vitalik fa spesso vedere, no? È quello che hai detto tu anche all'inizio, di ogni processo che poi adesso è propedeutico al prossimo. E in realtà questo sì, era fondamentale e propedeutico, poi però ci sono dei processi che si stanno svolgendo in parallelo, e mi riferisco in questo caso dei nodi per ridurre la complessità ai vari Merkle tree, perché hai nominato i Merkle tree, no? Ma ci sono adesso i Merkle tree che vorrebbero comunque eliminare quella complessità nel andare ad avere uno storage di dati crescente, cercando di ridurre anche i vari riferimenti. Poi lì c'è una crittografia veramente impossibile da capire, è una cosa per me fantascientifica, ma vorrebbero arrivare al punto da poter permettere, non dico full node, ma almeno light node, anche alla portata di uno smartphone per Ethereum. E qui la differenza principalmente sarà data dal fatto che ad oggi, praticamente, come dicevo prima, essendo divisa la struttura Ethereum, abbiamo praticamente due client all'interno dei nodi, perché uno è quello che ti deve gestire tutta questa parte di consenso, l'altro è quello delle VM. E quindi praticamente questo, sono d'accordo con te, non è più una cosa che si fa, cioè, adesso metto un nodo, insomma bisogna, e poi tra l'altro ogni volta che arriva una giornata come questa devi essere pronta e aver tutto aggiornato, perché ad oggi ricordiamo anche che c'è lo slashing per Ethereum, quindi se tu ti comporti male non è che non guadagni, vieni anche punito, quindi devi stare anche in campana economicamente, quindi fare effettivamente il validatore ad oggi è un lavoro, secondo me, comunque ben remunerato, ma ci vuole, è un lavoro. È impegnativo, sì. È impegnativo.